E in questo giorno particolare, nella notte delle streghe, nella notte delle zucche, ora come mai professor, innanzitutto professor Antonio Zichichiri, che è un esperto ritologo presso l'università La Boccona, a Milano, a Carponi, a Carpi e a Butoloni, a Monterrey. C'è molta confusione perché oltre a piovere, che siamo in una località ignota dell'Umbria, c'è questo preparativo, quindi stasera gatti neri, teschi, streghe, morti. E zucche alla notte di... Gli auli, che qui è una festa venuta dall'America, questa qui è la festa, però non esisteva questo auli, che non esisteva, era... quando, perché si dice per il mal di zucca, per il mal di zucca, cioè la notte di auli. Di auli, infatti. E allora, però una credenza pagana? Pagana. Non è una festa cattolica praticamente. Capito, il teschio. Teschio sarebbe la morte, da morte. E porta male praticamente. Ci ricorda il famoso essere. Oro essere, questo è un mistero. Questo è il mistero, lo diceva Scientificamente Serpi. Mentre il gatto nero non è che porta male, perché gli animali non c'entrano niente, i gatti neri non portano male per niente, perché l'animale è un animale. Però nei tempi antichi, il gatto nero portava male quando attraversava la via, che la gente giva fuori strada. Anticamente, quando uno passava con la macchina fuori strada, perché aveva paura. Scusi, ma anticamente le macchine non c'erano mica. Certo. Il gatto nero veniva bruciato vivo, insieme alle streghe. Non c'è mai streghe vivo la massa, non c'è mai streghe. Veniva bruciato vivo, anche perché solo Bigazzi li bruciava morti e li mangiava. E li mangiava. Oh, perché proprio nero il gatto? Perché il gatto nero vuol dire che è una malignità dell'universo, di qualsiasi vita. Perché il gatto è un fe? È un felino. È un felino. È un felino. E il gatto non c'entra se nero, perché tutti i colori abbiamo dei partiti. Il colore dipende dalla pig? Della pig e la famosa pig e l'eufrate. Vi ricordo in chiusura, prima di darvi una buona serata a tutti, la pubblicazione sulle streghe del professor Antonio Zichichiri. Chi se ne frega, disse il mago Merlino alla strega, vado nel bosco e mi faccio una sega.